che ora? Siamo qui per te. Minuto 10. Dove mi ha messo il Masseo nella tier list degli streamer? Ha usato mettermi sotto alla top? In Popi Popi, in Clown. Ma il Masseo lo sai che gli spettatori che fa li fa probabilmente perché l'ho portato io su Twitch? Se no glielo possiamo ricordare a Edoardo il Magro. Edoardo il Magro. Edoardo il Magro potrà parlare di me, potrà macchiarsi del mio nome nella sua bocca quando mi sconfiggerà su Mario Kart. Prima non può parlare, grazie. Prima non deve osare parlare. È che mi fanno tutti schifo. Cioè che mi fanno tutti schifo, zì. Cioè che mi fanno tutti vomità. Cioè Alessà. Cioè Alessandro Pagliari, Kappa Frenzy, che mi osta. Che mi fanno tutti schifo, Ale. Cioè dovresti capirlo. Cioè anzi guarda, colgo al volo l'host. A me Gaia Clerici mi fa vomitare. A me persone del mi fa questa gente a me fa a me fa venire i brividi ai peli del buco del culo. Perché una persona che non sa neanche che esista e poi mi dona 100 bit per scrivermi: ah, ma pensavo che potessimo andare a bere un drink fuori quando nella mia prima serata vado su GTRP. A me fa venire voglia di fare questo. Guarda questo adesso ti faccio vedere. Questo è, poverino, si sente escluso di legno. È un bel lungo pezzo di legno. Questo è un bel pezzo di legno. Tu lo incastri bene e poi sai che ci fai? Con il pezzo di legno ci salti, ti allarghi la gamba e te lo cominci a infilare piano piano in culo e spingi all'infinito, spingi come se stessi facendo un bambino praticamente, perché all'incirca stai facendo un bambino, all'incirca sì, il fatto di creare persone, di dare la possibilità alle persone di esistere sui social è come fare un bambino alla fine della fiera. Quindi a me viene da vomitare alle volte, vero Roccio? Vero? Detto questo, posso dire che non mi arrabbio neanche perché... Oggi ho pensato, fra un mese e mezzo me ne vado dall'Italia. Dai, pare sempre. Che me lo fa fare di non insultare il vecchio che sta lì, che sta facendo discorsi su quanto è inutile il vaccino. Quindi oggi mi sono attaccato con un vecchio. Ci sono preso a parolacce. Beh, comunque, zio... boh, prendi un paio di Xanax prima di andare a dormire. Cioè, non mi arrabbio perché... lancio un messaggio come ha fatto lui. Il punto è che non li ho donati solo a te, li ho donati a tutta Twitch Italia, quindi non è niente di speciale. Il fatto che tu giocassi su GTA il giorno prima era irrilevante, perché io ho donato a chi la chat diceva di donare, e scrivere le robe erano scritte dalla chat, amore mio, quindi non hai nulla di speciale per me. Infatti non ti ho mai chiamato su GTA, non ti ho mai cercato, non ti ho mai parlato. Tutte le volte che ci siamo incontrati era perché Bianca era con te, e Bianca ci ho fatto RP tanto, e quindi mi dispiace. Very beautiful, thank you. Circento, ora capisci perché Simone aveva detto che è quello che gli sta meno simpatico su Twitch. Sì, boh, cioè veramente dorme un'oretta in più la notte, perché come non è Robertone? Chi cazzo è allora? Chi è su GTA allora? Allora non so neanche chi sia. Cioè, vabbè raga, mi piego. Pensavo fosse Robertone. Comunque questo è il punto. No. Allora non ho neanche mai rullato con te, e ho donato a te come a tutta Twitch Italia, e quello era il content. Mi dispiace dirti che non sei così speciale. Ciao, buona vita amico. Non ti arrabbiare così tanto, perché ti vengono le rughe, e non sono belle le rughe. Meno ce ne vengono, meglio è. Can I say hi to Fede You? Hi Fede You! Hi Fede You! You are the best freebooter in the town! Best! Best freebooter in the town! Yes, man!